Nel settecentenario dantesco riscopriamo una parola potente, fondante, per la nostra cultura e per la nostra civiltà, la Divina Commedia. In questa cornice speciale, con un nutrito gruppo di attori, compiamo una discesa trascendentale nell'animo umano. È stata emozione pura, come entrare concretamente all'interno della Divina Commedia. Ci ha ricordato un percorso, che è quello dell'inferno, che ricorda in parecchi tratti il nostro territorio, e questa cosa la ritengo estremamente interessante. Uno spettacolo bellissimo, attori bravissimi in questo ambiente che è sicuramente uno dei musei più importanti e più belli al mondo. È stata un'esperienza fantastica, piaciuta tantissimo, molto immersiva e che ha dato la possibilità di entrare in un'atmosfera. Posso dire che la visita che abbiamo fatto oggi è stata un'emozione. Ho visto attori, tra l'altro mantovani, nella miglior location che abbiamo a Mantova. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa, proprio bravissimi. Gli attori mi hanno fatto proprio entrare dentro la Divina Commedia, è stato meraviglioso. È stata un'esperienza fantastica e l'interpretazione degli attori è stata davvero molto emozionante, e in più momenti mi è capitato di far scendere una lacrima. Ti senti coinvolto dalla gestualità e dalla voce, questa capacità con la voce di dare una tonalità sempre diversa ti coinvolge tantissimo. E coniugare la bellezza di un palazzo così con la modernità, diciamo, di Dante è stata veramente una bellissima esperienza. Ho trovato molto interessante questo percorso in cui è stata fusa la recitazione della Divina Commedia all'architettura di Palazzo Te. Inaspettato, insolito, da brivido e emozionante. Abbiamo assistito a una rappresentazione speciale che ci ha riportato indietro nel tempo con un'emozione infinita, grazie proprio a degli attori speciali. Contesto storico e artistico meraviglioso, e ha contribuito a trasferire ancora di più l'emozione che gli attori volevano trasmettere. Probabilmente anche Giulio Romano sarebbe stato entusiasta di questa mescolanza di emozioni, letteratura, passioni, dei drammi, in un contesto così articolato è stato veramente spettacolare. La definirei uno spettacolo nello spettacolo, spettacolo teatrale. All'interno di uno spettacolo architettonico e pittorico come questo, che è un gioiello della nostra città. Devo dire che è emozionante, ricco di pathos, e ogni personaggio, ogni girone, ogni momento dello spettacolo è stato veramente recepito e assorbito nel modo più intenso. Devo dire che è uno spettacolo di grande spessore. Thank you.
Ferros, Dante Virgilio Palazzo Te, Ars e Sigla Com Club, Mantova al suo massimo splendore. E così uscimmo a rivedere le stelle.